Ok, Borgo. Ci siamo finalmente Mi buttati. dicevi? Sì, Mi dicevi, ti vero? dicevo. Ci siamo finalmente buttati Beh. dall'elicottero per fare il nostro super colpo. Sì, eccoci all'autorità, anche chiamata Banca di Stato. Ok, attenzione, attenzione, ok? Io sono Cioè, io sto arrivato. entrando, io sono Sì, entrato. bene. Vieni. Ah, sei entrato da un'altra parte? Sì, io sì. Ok, io sono entrato da un con sto entrando da un condotto, ok. Ho trovato una Sì, delle devi una stare cassa. attento, Ci sono tante guardie qui. Ok, sì, ho trovato una cassa, posso Io ho trovato una prendere le guardia. armi Certo, che c'erano in questa cassa. Allora. è il nostro dovere rubare. Infatti. Allora, vai adesso. Ok, mettiamo un muro qua. No, aspetta. Ok, è un po' rischioso, ok? Mettiamo un muro. Perfetto. Ok, non ho proprio messo un muro, ho messo una scala, ma sai, con queste con questa nostra Lo so. cosa che Con questo costruiamo metodo molto di velocemente. costruzione è un po' Sì, difficile. infatti, infatti. Io anch'io sto trovando dei fucili, ma Allora io già li ho alcuni li avevo buttati disattivato. da casa. Ho disattivato le telecamere, ok? Sei bravo, bravo, fatto Ok. bene. Adesso mi bevo pure questa specie di liquido che ti dà più protezione, più forza. Ok. Lo so, Sento parlare il capo della banca. aspetta, però dobbiamo atterrarlo. Così Lo almeno so. potremmo prendere la sua chiave che ci condurrà al cavo dove potremmo rubare. Ok. Dobbiamo Però mi atterrarlo deve per attaccare, perché io non farci. ti vedo, dobbiamo stare Dobbiamo insieme. atterrarlo per farci dare noi. Per dargli gli ordini e poi farci dare l'arma, ok? Certo, ma Allora. è anche la sua arma che vale molto, Infatti. 3.800 euro. Allora, aspetta. Ok. Fermo, fermo, fermo! Ok. No, stanno sparando delle No, no, persone. no, non E dobbiamo chi fare del sono? male a nessuno, ok? Fermo! Devi andare a No, terra! atterriamoli e Dovete basta. tutti Però andare a terra. perquisiscilo. Fermo, no, Devi fermo. perquisirlo. Intanto portiamoli nel posto degli ostaggi, ok? Sì, intanto qua ci sono altre Vedo il boss! domande. Vedo il capo! Oh no! Dov'è? Ok, Dov'è? È qua sopra? sì, posso lanciare. Ah, lo Posso mandare avanti lancio degli io il capo. ostaggi! Posso mandare avanti degli ostaggi! Andate, ostaggi! Ok, aia! Oh no, il capo mi sta sparando il capo. Capo, stia fermo, stia fermo. Ok, Ok, grande ostaggio, lei capo adesso può anche andare. è Allora, aperto. Oh no, perché bravo! mi sta... Ok, sì, gli ostaggi, bene, Il capo ti adesso. Mettiamolo su. ha dato. Il capo ha deciso di dare. Di ave, di da, di, abbiamo, ha deciso di, che noi possiamo dargli gli ordini. Quindi si è arresa. Ok. Bene, allora. Ci Però mi dia le servono un sue po' di armi. cure. Ci dia le sue armi. Che. Stia ferma. Stia ferma. Ci Si dia. muove. Ci dia le sue armi e la sua chiave per il cavò. È Ok. scappata, Sì, per fortuna. Cioè, oddio, per fortuna. ecco, ci ha lasciato, ecco, la chiave Sì. del cavo e E anche una pure le sua sue arma. armi, infatti. Vai, Ne posso prendi. prendere una? Sì, questa la puoi prendere te. Allora, io mi Ok, butto, ok? ha delle armi molto tecnologiche. Vai, andiamo verso il cavò. Intanto, ok? Ok? Atterriamoli e Sì, basta, però non li se uccidiamo avete fermamente. pure dammele per favore, Va grazie. bene, va bene. Pinnacoli Bravo, sì, qua. ok. Allora, Ok, aspetta c'è che un provo a fucile. contattare il professore. Ok, Bravo, sì, Fabiano. professore, la sento. Ok, sì. Abbiamo tutti gli ostaggi. Abbiamo tutti gli Anche ostaggi e in un più piede. abbiamo già fatto darci. Abbiamo già fatto darci le armi dal capo. Dal Dal governatore. governatore, sì. O Adesso governatrice perché è una femmina, mi sa. ci manca soltanto da prendere le armi che tiene nel cavò che valgono un sacco. Bene. Certo, quelle là valgono 2.000 euro. Bene, uccidiamolo! Buongiorno! Oh no. Cioè, uccidiamolo! Aiaia, No, hai uccidiamolo! lasciato la scarica. Ok. Facci aprire il cavò. Ok. Ok, la Vai. chiave ce l'abbiamo già, però io Meglio non di ho sì. cure. Ok, vai. Iniziamo, Perché siamo lui. qua. Perché lui teneva. Come si chiama? La seconda La chiave del cavò, chiave. che ce ne servono due per. La chiave di riserva, diciamo. Sì, bra, Aspetta, infatti. perlustriamone una alla volta di arma. Allora, Ok. qua ci sono Allora, queste armi. qua c'è un cecchino. Possiamo anche utilizzarle, tanto valgono comunque lo stesso, ok? Ok, sì, chiarile, allora il cutie Vieni qua, me li vieni puoi qua. prendere, me li fai prendere anche a me? Ok, Ok, sì, aspetta, sì. mi stavo curando. Ok, prendiamo questi. Questo cecchino me lo posso prendere io, va bene, Sì. capo? Prendiamo questi. Non sono capo io, non sono il tuo capo, capito? Sì, a tassi, cioè, il capo è il Sì. professore, però il Sì, cutie è il mio secondo infatti. capo. Infatti, sì. Quello Vabbè, che governa comunque. alla fine, insomma, era Usiamo gli giusto, no? scudi, usiamo gli scudini questi qua. Che sono cose molto tecnologiche che possiamo utilizzarle. Che fortuna le abbiamo trovate. Ok, anche questi Poi c'è scudi. anche la stazione di potenziamento, quegli aggeggi che ci ha dato il Sì, professore. è vero, Questi bravo. qua, guarda, quelli che si lanciano, oh, e si possono usare per potenziare le nostre armi. Ok, adesso Tanto io qua c'è parlo. una mitraglietta che ha Ok. rilasciato
quello parlo là che aveva atterrato, che era scappato. Parlo un attimo col professore. Ok, professore, okay. Abbiamo aperto il cavo e abbiamo trovato delle armi rarissime che poi rivenderemo molto tutte. Buone. Abbiamo anche un nuovo ostaggio che abbiamo, ci siamo portati, ci stiamo portando dietro. E no, ok, aspetta, ok. Quindi siamo, in poche parole, siamo a posto, professore. Ora andremo, cercheremo di scappare con l'elicottero e cercheremo in qualche modo di non farci vedere dalle guardie. Se le guardie ci attaccano dovremmo spararli, ok, professore? Bene. Allora, arrivederci, professore. Ok. Distruggiamo la postazione per non lasciare tracce o indizi. Io ho potenziato una mia arma. Bravo, Borgo. Sì, sì. Adesso il potenziamento magari lo prendi te. Io comincio ad andare su per prendere l'elicottero, ok? Ok, sì, bravo, che è in cima l'elicottero. L'elicottero dovrebbe essere... Oh, ci sono anche delle casse. L'elicottero dovrebbe essere più o meno da questa parte. Vediamo, ok, saliamo. Saliamo, saliamo, saliamo. Sento pure persone, quindi... Credo che c'è ancora qualcuno. Lo so, ce ne saranno altre. Sì, infatti, ci sarà di sicuro qualcuno ancora. Qualche aiutante del governatore, ok? Io sto distruggendo le macchine con cui abbiamo parlato, okay, per il professore, per non lasciare prove. Ok, ascolta, Borgo. Dimmi. Guardi fuori, esca fuori. Che le voglio dare una cosa. Mi scusi, ma io sto distruggendo le prove, sto distruggendo, okay, l'intera stanza, allora, in cui abbiamo parlato il, okay, professore. Cosa è successo? Diciamo che uno degli ostaggi è ferito. È ferito? Sì, è perché lo volevo dare a lei, per questo ho detto di affacciarsi per prenderlo al volo, perché tenerlo sul tetto. Però diciamo che è caduto e... Ed è subito corso via, più che altro. Ah, ok, allora va bene. Quindi credo che si sia un po' ferito, ma vabbè, comunque aiuto. Comunque sono fuori con l'elicottero, quando ha fatto venga. Sì, sì. Bene, allora io l'aspetto. Ok, finalmente è arrivato. Sono arrivato. Ok, vai, ecco, salga. Adesso salgo. Veloce, salga. Ho già avvistato la polizia. Corriamo. Oh no, è arrivata la polizia. Sì. Ci abbiamo messo troppo tempo, forse. Sì, è vero. Guarda, ci stanno sparando in tantissimi. Corriamo, velocemente via. Corriamo da questa parte verso una delle città più sicure, ecco. Uno ci ha sparato con un cecchino. Ho visto, cerchiamo anche di nasconderci, ok? Certo, ha ragione lei. Vai, andiamo. Ok, questa città sembra già un pochino troppo affollata, è meglio andare da queste parti. Lo so, sì. Dove ci sono queste isolette che in questi giorni si è pure caduta un'onda sull'isola, si è allagato tutto. Speriamo che ritorni tutto normale, perché sennò non riusciamo a fare le nostre rapine. Lo so. Comunque saliamo su questo palazzo. Le banche sono sopravvissute e le possiamo rapinare quando attento, vogliamo. Attento, ok, attento. Sono le migliori banche, infatti la banca di Stato è quella che abbiamo appena rapinato e altre due banche. Che ora io non mi ricordo di preciso, magari il professore ci dirà anche di rapinare. Certo, lui sa tutto. E lui è sempre pronto a tutto, è molto organizzato. Vabbè, comunque sì. Bisogna molto avere più occhi aperti del normale, ok? Sì. Sento qualcuno. Infatti sento degli elicotteri. Sì, ok, distruggiamo tutte queste cose che potremo trovare delle cose, perché il professore ha detto che ci ha lasciato molte cose in giro per i luoghi dove... Per la città, sì. Infatti, sì. Però io qua sento un elicottero, che eccolo. Infatti, l'ho sentito pure io. Aspetti, è qua, sopra, casa nostra. C'erano della polizia che ci stanno venendo ad arrestare. Molto probabile, andiamo. Hanno trovato la posizione. Levati. Passiamo di qua. Veloce. L'ascensore è rotto. Qua è un buon posto per nascondersi. Hanno tirato le granate. Aiuto. Senti questo fucile. Tenga questo. Vabbè. No. Riprendo la mia qua. Hanno trovato il posto in cui siamo. Dobbiamo fuggire. Sì. Oh no. Aiuto, cosa sta succedendo? Tanti poliziotti sopra. Ok, fuggiamo. Dobbiamo fuggire. Prendiamo una delle barche e scappiamo. Vieni. Sì, stanno veloci. Corri, lasciamo veloce, l'aereo. Sali. Via. Meno male che via, il professore... Restiamo nei dintorni. Meno male che il professore ci lascia tutte queste cose in giro per le città. Tecnologiche, sì. No, ho lanciato un razzo per sbaglio. Vabbè, non ti preoccupi. Vediamo
una di questi mulinelli e andiamoci. Oh, figo. Aiuto, aiuto. È molto okay. Bello. Okay. Attenzione, perché non vorrei affogare. Io non vorrei bagnarmi perché... Vabbè, comunque. Direi di provare a nasconderci qua. Ok, sì, ha ragione. Qui c'è anche comunque, una prima... postazione di potenziamento. Vieni qua, c'è una postazione di potenziamento. Benissimo, comunque io prima le ho lasciato il fucile d'assalto raro perché l'ho preso. Ho trovato un fucile d'assalto leggendario l'ho in preso, una cassa. L'ho preso, però c'ho ancora anche, le armi l'arma del governatore. Poi questo anch'io ho l'altra arma del governatore. Ah, io le ricordo che qua fucile d'assalto leggendario vale un sacco, oltre che spara benissimo. Poi io le ricordo che non ci stanno pure seguendo tutti gli ostaggi, che quando lancio una di queste mini granate, vede queste mini granate che ho in mano? Quando la lancio attira gli ostaggi e gli ostaggi vengono ad aiutarci, visto che molti hanno deciso di allearsi con noi, quindi cioè più che allearsi le mandiamo contro per non farci riconoscere noi, così credono che siamo noi persone normali, siamo noi i raffinatori, mentre in realtà sono loro, quindi un piano perfetto. È bella tattica, è una cosa tra l'altro che mi ha detto il professore di fare qui. Lo so, professore è sempre molto intelligente. Sì, allora facciamo così. Borgo. No, io Borgo. In fondo tra Corso so, e Borgo. È quell'altro. Allora, bisogna stare attenti. Di là ho visto gente. Da quella parte di là dove c'è quella sagoma. Quindi potrebbe avvicinarsi qualcuno, ok? Ok. Io vado un attimo da questa parte. Ma questa... Aspetta un secondo. Questa è... Come si chiama? È la zona dove ci aveva detto il professore di andare verso la fine, perché ci avrebbe contattati da qua. Giusto. Dobbiamo trovarlo là, uno di quei computer che abbiamo trovato dentro. Ha detto che il computer l'ha camuffato con un distributore di bibite. E sul distributore di bibite c'è il computer. Questo è proprio un distributore di bibite, quindi vediamo se c'è. Professore? Professore, ok. Ci siamo, noi due, poi ci sono anche altri poliziotti. Abbiamo molta paura, abbiamo tutte le armi del governatore, come sa... Che esplodono. Sì, molto, esplodono tantissimo. Cioè, che ci fanno esplodere quasi a noi, prima esatto. Ce n'erano io c'ho anche qua le armi del governatore, le armi del governatore, poi ho anche molte armi leggendarie, cioè, che valgono molto. E poi c'ho queste granate che tirano gli ostaggi, ok, professore? Io adesso dovrò distruggere il computer per perdere... Come si chiama? Ecco, la di prova. Non possono avere più i poliziotti. Vabbè, allora ci rivediamo fra un po', professore. Tanto tra un po', quando semineremo i poliziotti, ce ne potremo andare e tornare da lei. Arrivederci. Ok. Riattaccato col professore. Ha detto che lui è lì che ci ha osservato per tutta la rapina. Ma non saranno tanti i poliziotti rimasti, penso. No, penso anch'io. Cioè, poi... No, dai, non credo. Allora, però noi non abbiamo un covo fisso, un po' è quello il problema. Infatti dovremmo trovare una specie di covo fisso, vabbè, come hai detto te tra l'altro. Comunque. Sì. Io direi di tornare verso questa specie di gelateria, qualunque cosa sia. Lo so, stavo un po' smantellando il posto per non avere prove nemmeno. Ecco! Oh no! Un poliziotto! Ce la puoi fare? Penso di sì. Però i poliziotti ci hanno trovato, mi sa. Ok, sto arrivando. Ok, bravo, sì, l'ho ucciso. Bravo. Anzi, l'ho atterrato, mi scusi. Ma ora dove andà? No, aspetta, i poliziotti andavano uccisi, l'ha detto il professore. No, è scappato, cavolo. Però ha lasciato tutte le sue armi qua. Ok, allora io mi prendo questa che è molto più rara di questa. Vabbè, comunque torniamo in un posto al chiuso perché potrebbero... Un cecchino le serve, io ho quello leggendario che vale tanto, ma ce n'è uno andiamo, di rarità epica. Andiamo da quest'altra parte adesso. Andiamo più qua perché abbiamo capito che sono quasi tutti di qua. Ok, ho fatto un salto. Sì, vai, ma saranno rimasti pochi poliziotti, ne sono sicuro. Sì, credo anch'io. Vabbè. Ok, comunque andiamo. Andiamo, che di là vedo un poliziotto di là. Ah sì? Ok, aspetti. I poliziotti le ricordo che vanno uccisi, eh. Ok, l'ho ucciso, l'ho atterrato più che ucciso. Ok? Adesso, là sopra ce n'è uno. Se qualcuno non lo va ad aiutare dovrebbe essere tutto. È morto. Tutto a posto, bravo. Quelli andavano uccisi quindi, non me lo ricordavo quest'ordine che aveva dato. Sì. Però dobbiamo stare attenti perché qua siamo un pochino troppo allo scoperto. E se. Vai. Ok. Allora, in questa casetta sopra. Uno è morto comunque, eh.
Sì, sì, l'ho visto che l'ha ucciso. Okay. Non mi ricordavo che andavano uccisi, me l'ero proprio dimenticato, pensavo che andavano solamente a terra. Okay. Quelle ma effettivamente i poliziotti sono degli esseri così malvagi. Infatti, ma io non riesco a mirare perché ho il suo zainetto davanti, signore. No, questo tizio si muove troppo. Aiuto. Oh no, sono stato con un trampolino. Per fortuna ha una giacca antiproiettile perché le stavo per sparare a lei, eh. Lo so, ma vede che io ho questa giacchetta. Comunque, che ricorda tanto anche un supereroe. Pure io ho un trampolino, venga. Oh no, si muovono troppo i poliziotti. Usiamo il trampolino, è meglio, usiamo il trampolino. Vieni, corri. Me lo faccio usare. Ok, vieni, io li ho visti, sono di qua, da quella parte. Dove? Ok, li vedo, ne vedo alcuni qua. Ce la fa? Oh no, sono da me. No, sono due. Se okay. Non viene lei sono fregato. Anzi no, sono cinque. Cioè sono in senso, sono tre, ne ho visti tre. Io mi sono buttato. Ok. Ok, io sto andando, io ne ho visto un altro che era da solo e quindi sono andato da quest'altro. Ok, io sono dietro di lei, eh. Oh no, non va bene. Io li ho visti adesso. Oh no, sono da solo. Mi stanno uccidendo. Quanti sono? Aia no, mi hanno atterrato, sono due. Oh no, vogliono sicuramente venire a uccidermi. No, ce la possiamo fare! Oh no, attenzione! Ok! Io sono con quello... Oh no, sento un fucile a carica! Sono io, non preoccupare! Attenti, sono dietro di lei! No, io corro! Verrò a salvarla più tardi, corro!